benvenuti dal Computex 2010. Ci troviamo al quarto piano del Nangan Center, dove abbiamo la nostra meeting room. Vi presento oggi l'U250, nostro nuovo netbook 12 pollici basato su una piattaforma AMD Geneva 3, quindi un processore dual core, a cui abbiamo associato poi una memoria di sistema da 4 GB DDR3. Questo per dare appunto al netbook una prestazione molto lineare, molto performante. MSI si è concentrata molto soprattutto sul design di questa macchina. Come potete vedere, abbiamo utilizzato una finitura PMR Technology, quindi una finitura glossy che permette anche al notebook di essere, diciamo, immune ai graffi, quelli dal tipico utilizzo fatto quotidianamente. In più abbiamo utilizzato una texture geometrica che siamo riusciti a replicare anche sul touchpad, questo per dare appunto al netbook una linearità anche nel suo design. Componente fondamentale di questo netbook è sicuramente lo schermo, in quanto la dimensione passa dai 10 pollici che cui siamo abituati a vedere sui netbook ai 12 pollici, con una risoluzione di 1366x768, quindi uno schermo HD. Lo schermo è uno schermo di tipo glare con una riflettenza molto contenuta. Nonostante i nostri ingegneri siano riusciti a contenere lo spessore di questo netbook, siamo comunque riusciti a integrare le più importanti interfacce. Troviamo infatti comunque un Kensington Lock, troviamo un RJ45, un lettore di card 4 in 1, abbiamo comunque due porte USB su questo lato, un connettore per la cuffia e per il microfono, mentre sull'altro lato troviamo appunto il connettore per l'alimentazione, un'uscita VGA, un'uscita HDMI e un'altra USB. Il modello che state vedendo in video monta una batteria litio da 3 celle, ma sul mercato italiano questo netbook arriverà appunto con una batteria da 6 celle ad alta capacità.